Ciao a tutti! Oggi volevo mostrarvi una piccola ma comoda novità su Gmail per Android. Infatti, oggi vorrei farvi vedere la nuova modalità di firma. Per chi di noi usa sia la versione Gmail dal computer sia l'app per Android, sa perfettamente che la firma che abbiamo sempre impostato sul web, ad esempio, non so, con un'immagine, con dei link, o comunque con una scrittura un po' particolare, sull'app Gmail per Android non era possibile crearla uguale. Bisognava mettere un testo scritto molto semplice. Bene, tutto questo adesso è cambiato e finalmente si potrà avere la stessa firma su entrambe le piattaforme. Ora vi faccio vedere i passaggi per rendere questa firma unica su entrambe le piattaforme. Bene, come vi avevo anticipato, è necessario avere, o perlomeno utilizzare, anche Gmail sul computer, sul laptop o comunque in versione web. Non è possibile farlo da app Gmail e basta. Quindi siete entrati nella vostra casella Gmail, cliccate sulla rotellina ingranaggio e poi visualizza tutte le impostazioni, i passaggi che saprete sicuramente fare. Ed eccoci qui. Questa è l'impostazione per le nostre firme. Ovviamente, come sapete, su Gmail per il computer, sul computer è possibile impostare più firme in base a se dovete, non lo so, se dovete fare una firma un po' più professionale, una un po' più semplice per gli amici, eccetera, eccetera. Io qui ho messo una firma molto semplice, ho messo un testo col mio nome e l'immaginetta del logo dei Product Experts. Però ovviamente, come dicevo prima, questa firma era possibile, scusate, solo sul computer, non era possibile vederla uguale anche su app Gmail. Per impostare la stessa cosa, cioè questa firma qui, anche su app Gmail, dovete renderla predefinita. Cosa significa? Che qui, dove mettete nuove mail o rispondi inoltre, dovete mettere il nome della firma. Ecco qui. Se ne avete più di una, scegliete quella che vi preferite. Per esempio, se avete firma 2, firma semplice o altri titoli della firma, insomma, scegliete quella che ritenete migliore da usare anche da app Gmail. Salvare le modifiche e poi provare a scrivere. Come vedete, qui viene impostata la firma predefinita. Bene, dobbiamo fare la stessa cosa sull'app. Quindi, sul telefono, aprite l'app Gmail, il menu a sinistra, scendete fino a impostazioni, toccate il vostro indirizzo email, scendete fino a firma. Ecco qua. Come vedete, vi esce fuori il banner firma per dispositivi mobili. Questo, prima di questo aggiornamento, questa scritta non c'era. Potevate semplicemente inserire un testo tipo, non lo so, Jane, vabbè, Jane, dare l'ok e quando scrivevate una mail, scusatemi, vi usciva direttamente il testo semplice. Invece adesso c'è chiaramente scritto che aggiungi una firma per dispositivi mobili oppure lascia il campo vuoto per utilizzare la tua firma sul web. Date ok, uscite, scrivi ed eccola qui. Come potete vedere, la stessa firma che avete su web anche su app Gmail. Provatelo
e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdere altre novità, trucchi o consigli utili per i prodotti Google. Ciao e alla prossima!